Hola a tutti ragazzi, il vostro Luke e oggi, come state vedendo qui davanti a voi, siamo a simulare la partita di Champions League come pronostico che giocherà il Napoli domani sera contro il Nizza. Vedremo se il Napoli riuscirà ad andare avanti con questo pronostico. Ragazzi, ovviamente controllo il Napoli perché, ricordo, tifo Roma ma viva le squadre italiane. Detto questo, abbiamo due persone qui davanti a noi, Balotelli e Diawara credo che sia, e vediamo un po' come andrà a finire. Eccoci qua ragazzi. Siamo ufficialmente in Champions League. Napoli deve vincere questa partita per potersi qualificare alla fase a gironi. Quindi ragazzi, vedremo un po'. Ovviamente gioco ad esperto, però raga, mi sono appena svegliato, quindi ho le scuse giuste per dire che non ce la potrò mai fare. Attenzione Diawara che può portarla avanti. Vai per Milik. Passaggio filtrante. Proviamo un tiro con Milik. Raga, ci stavamo. Milik c'è un bel tiro. Purtroppo qui ho angolato malissimo io, quindi vabbè. Questa volta si è salvato il Nizza. Subito per Insigne. Attenzione, la porta via Insigne. Fortunato questo in ballo. Insigne. Cross in mezzo. Mamma mia, che azione del Napoli. Non mia, raga, del Napoli. Che sta a significare tante cose. Guardate qua. Gioco di gambe. E poi Milik conclude a porta senza problemi. Pochissima occasione. Attenzione Insigne per Ramsic, che prova ad allargare per Yosei Kaleon. Kaleon. Attenzione Kaleon, la porta avanti. Non c'è nessuno in mezzo, Kaleon. No raga, Milik che cacchio. No raga, davvero. Ho caricato uno sputo e Milik prende traversa sotto porta. Vabbè, facciamo finta di niente. Milik. Ah, attenzione Diawara. Diawara prova a controllarlo, non è nessuno che va avanti raga. Milik trova lo spiraglio. Insigne, attenzione che azione del Napoli. Insigne, un'altra mozzarella raga. Stiamo a costruire davvero bellissime azioni. Su questo fatto qua non si può di nulla. Insigne, buona. In mezzo. Madonna raga, era un tiro. Era un tiro cross, vabbè ci può stare. Andiamo Kaleon, la butta in mezzo. Dove c'è Koulibaly? Mamma mia raga, il Napoli attacca brutalmente. Ho capito che è Nizza, ma sempre difficoltà esperto. Quindi un po' di difficoltà dovrebbero darcela. Amsic. Mamma mia raga. Attenzione sai, allarga per Yosei Kaleon. Kaleon. Amsic porta via il pallone. Buona così. Vai Kaleon. Pallone per Milik. Purtroppo non mi ha accompagnato da nessuno. Milik la allarga per Insigne. Attenzione Insigne, la butta in mezzo. Cioè la butta in mezzo. La porta in mezzo. Milik. L'appoggio di Kaleon. Di nuovo per Milik. Insigne. Io ragazzi devo passare per Milik e poi fare un bel tiro a giro sul secondo pallo. Solo che era troppo lungo per lui. Però vabbè raga, ripeto, l'importante è che giochiamo noi il pallone e che non lo tocca a Nizza. Credo che questo sarà il gioco del Napoli. Non è che punterà solo a segnare, punterà solo a tenerla bene la palla. Tanto dovrà segnare un gol perché vincete 2-0 l'andata, qual è il problema? E finisce qui il primo tempo, 1-0 per il Napoli. Il Napoli ha costruito tantissimo. Tanto è vero ragazzi, andiamo a vedere quanto abbiamo tirato. 11 tiri nel primo tempo, tutte occasioni stupende, create perfettamente. Ok raga, io direi come sostituzione di fare un cambio tattico come farebbe il buon Sarri. E adesso vedremo tutti insieme. E leviamo Milik, mentre al centrocampo di Diawara lo spostiamo CTC. Però durerà poco questo cambiamento perché verrà cambiato con Allan. Facciamo qualche cambio tattico come farebbe Sarri, diciamo così, e vediamo un po' ragazzi come va a finire. Attenzione, inizia aggressivo con Maxim. Attenzione in mezzo, dove c'è Snyder. Koulibaly la prende in due tempi. Buona per Kaleon. Subito per Mertens. Mertens può prolungare questa palla, dai Mertens, che poi butta. C'è fallo su di lui però ragazzi. Arbitro Senghezza, stai cade tranquillo arbitro. Buttiamo palla in mezzo con Isai, vediamo un po'. Pallone in mezzo per Amsic, che la tocca brutalmente, diciamo così. Allora pallone per Insigne sul calcio d'angolo. Eccolo qua Insigne. Aspetta la sovrapposizione di Kaleon. Kaleon è servito, fuori area. C'è Jorginho, che tira un sinistro debole ragazzi, che poteva essere abbastanza pericoloso. Comunque ragazzi, volevo dire un'altra cosa. Questo format credo di portarlo come serie principale per tutto il campionato. Oggi mi trovo a simulare la Champions League, ma farò così per le partite anche di campionato. Ovviamente quando arriverà FIFA 18 anche lì. Allora attenzione, pallone buttato in avanti. Pamsic può prolungarla per Insigne. Lorenzo Insigne la porta avanti. Insigne con un gioco di gambe. L'appoggio per il capitano Amsic, che l'appoggia Mertens. Di pochissimo fuori ragazzi. Ovviamente qui davvero il Napoli aggressivissimo, no? Aggressivo di più. Gioca bene il Nizza e parte il contropiede per loro. Più che contropiede è una bella ripartenza perché fortunatamente siamo in superiorità numerica. E Gulam la porta via. Pallone allargato per Amsic. Amsic può controllarla benissimo sta palla. Buona per Kaleon.
che la riappoggia per Hamsik, bellissima filtrante però non va bene. Hamsik combatte sul pallone, Dante rilancia avanti per il Nizza, Balotelli sovrastato da Koulibaly, la controlla per Allan. Allan prova per un lancio per Caleon che è davvero molto stanco, però comunque insiste ma non riesce a portarla via. Attenzione, pallone avanti per Plea. Ghoulam insiste e porta via un grandissimo pallone. Koulibaly allontana su Allan. Caleon, eccolo qui, controlla il pallone. Pallone filtrante per Mertens che non va. Oggi Mertens si è visto ben poco, ragazzi, soltanto un tiro, però dai. Importante, ripeto, è contenere il risultato. Caleon per Mertens che prova ad andare via in mezzo a due, ma ovviamente, raga, anche a causa della sua stazza fisica non riesce. Attenzione, pallone bellissimo avanti per Maxim. Cross in mezzo, Reina. Pepe Reina prende e stoppa tutto. Allora, Insigne. Insigne prova un lancio per Caleon. Il lancio è buonissimo, ragazzi. Il problema è che è un po' stanco Caleon, ma non fa niente. Si sforza il giocatore spagnolo. Caleon, eccola. Raga, purtroppo la stanchezza ha giocato molto perché non potevo fare più di tanto. E finisce qui, ragazzi, la partita Nizza-Napoli, che aggiudica pronto il passaggio alla fase a gironi. Il Napoli ha vinto vincendo 1-0. Qui sono le variazioni che sono state fatte. Spero che questa serie, tra virgolette, dei pronostici vi piaccia. Arriverà anche su FIFA 18, sul campionato. Quindi, ragazzi, mi raccomando, lasciate un bel like, commentate il video, condividetelo, ma soprattutto iscrivetevi al canale. Ci becchiamo alla prossima e... ciao a tutti, ragazzi!